questi anni abbiamo fatto tante ricerche proprio per mappare, e veramente c'è una, come dire, ricchezza enorme di pratiche. Si va da proposte che sono volte a, tra virgolette, l'inclusione, alla valorizzazione delle reti sociali per ragazzi esclusi perché magari sono rifugiati politici, piuttosto che sono minori stranieri non accompagnati e sono ragazzini in famiglie ad alta conflittualità, sono diversamente abili o semplicemente sono donne fuori dal mercato del lavoro, o per esempio persone che hanno passato una parte della loro vita in una casa di detenzione. Quindi i target sono molteplici, ma vorrei anche ricordare che il tema dello sport e l'inclusione non deve essere stretto esclusivamente sulla vulnerabilità conclamata, ma può essere anche uno strumento per, diciamo, avvicinare realtà, persone, comunità locali tra di loro grazie allo sport. Non voglio dire che i programmi che facilitano la pratica sportiva dando palloni, dando scarpe, dando maglie, sia poca cosa, per carità, facilitano la pratica anche di persone che diversamente non potrebbero praticare, diciamo, quell'attività, ma non è inclusione, cioè quello è una delle condizioni, uno degli elementi che può essere di aiuto. La condizione invece è più necessaria, sono proprio quelle di invece di avere delle persone competenti, dei professionisti che si facciano dialogare sia il linguaggio tipicamente sportivo, sia tipicamente psicosociale, sia tipicamente della governance degli enti locali. Dare l'illusione, a volte capita purtroppo non per volontà ma perché così succede, della magia dello sport con la bella maglietta e poi noi ce ne andiamo, credo che non aiuti.